Allora, praticamente c'è questa specie di maledizione per cui ogni volta che devo parlare dei minerali dell'Elba c'è un cielo orribile. Siamo alla terza volta, quindi ho preso una decisione. Uno, parlerò di minerali quando lo decido io, quindi il primo giorno in cui il cielo è bello vi faccio una puntata sui minerali. Due, oggi parliamo di un gigante che ha segnato la storia della Toscana e del quale troviamo le tracce anche a Portoferraio. Oggi parliamo del gigante Mugello. Ma perché sono vestito così elegante? Già Sabrina, perché sono vestito così elegante? Allora, prima di tutto perché ogni tanto ho bisogno di sentirmi elegante, ma la seconda cosa è perché questa camicia blu ci ricorda che il 2 aprile è la giornata dell'autismo. Se vedete qualcuno in giro che cammina con un segno blu, una maglietta blu o un pezzettino di straccio blu, non fate storie. Abbiamo capito tutti che il succo della questione è restiamo a casa, ma qualcuno ha bisogno di uscire, di stare fuori all'aperto. Quindi per favore, il blu gli simboleggia qualcuno che ha bisogno di uscire e stare per strada per motivi di salute. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di un simbolo che è nascosto in più parti, soprattutto nella zona di Portoferraio, ma che potete vedere molto bene a Porta Terra, quindi entrando nella parte vecchia di Portoferraio, ed è lo stemma mediceo. Come sapete, sullo stemma mediceo ci sono delle palle, dei segni, sembrano effettivamente delle ferite imposte su uno scudo. La storia, la leggenda vuole che Averardo de' Medici, un antico antenato dei Medici, fosse nell'esercito di Carlo Magno che era sceso per liberare l'Italia dai Longobardi. Mentre l'esercito scendeva, un enorme gigante si mise sul loro percorso. Si chiamava il gigante Mugello e disse, un po' come disse Gandalf nel Signore degli Anelli, tu non puoi passare. Averardo de' Medici decise di sacrificarsi per l'esercito di Carlo Magno. E così, mentre l'esercito continuava a scendere, Averardo affrontò il gigante. Sul suo scudo il gigante fece 6 colpi con la sua clava, da qui nascono i buchi sullo scudo dello stemma dei Medici, e lo sconfisse, anzi gli tolse proprio una costola, una costa come segno di vittoria. E così Carlo Magno decide di renderlo duca del Mugello. Perché una leggenda del genere? Perché c'era bisogno di raccontare dell'esistenza di un gigante, di un antenato che lo sconfisse, che la clava, lo scudo? Perché i Medici vivono in un'epoca in cui avere il sangue blu è tutto. Sangue blu, sapete, significa, sì, è un sinonimo di nobiltà, ma è un sinonimo di nobiltà perché i nobili non prendevano il sole, non lo prendevano da generazioni, quindi le loro vene erano ben visibili. I Medici non erano così. I Medici non avevano una famiglia nobile alle spalle e per cui si inventano questa leggenda per nobilitarsi. È una propaganda politica nei loro confronti. Che cosa ci rimane del gigante Mugello? Beh, abbiamo una sua ricostruzione incredibile fatta dal Gian Bologna nel Parco Mediceo di Pratolino, che è un patrimonio UNESCO e è chiamato volgarmente Villa Demidoff. Abbiamo una Villa Demidoff anche all'Elba, ma ovviamente non è quella. Non rimangono solo statue. Addirittura abbiamo una costa di questo gigante, perché i Medici avevano bisogno di prove. Per cui a Cafaggiolo, in una casa, nella parte esterna per cui è visibile dalla strada, è esposta la costa del gigante Mugello, che ovviamente non è la costa di un gigante, ma è la costa di una balena pliocenica. Il video è finito, oggi era una mini chicca. Perché è importante questa storia? È importante innanzitutto perché è preludio di un'altra storia che vorrei raccontare, ma sarete voi a votarla se lo volete nel sondaggione, che è il periodo della tripartizione dell'isola d'Elba, cioè quando l'Elba è stata divisa in 3 stati, col Granducato di Toscana centrale, cioè che controllava la parte di Portoferraio. Dopodiché colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri Patreon, i nostri follower, e vi chiedo, se vi è piaciuto il video, di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale di YouTube, oltre che alla pagina Facebook, ci trovate sempre come Tirrenos Experientia Nature. E poi volevo ringraziare, oltre a Sabrina Fraternali, che ogni giorno si prende la briga di filmarmi, anche Francesco Saliola, che è un mio collega e amico di Firenze, che è un pozzo di scienza, non so come faccia, ma ogni volta mi dà delle informazioni preziosissime. Grazie ai miei colleghi, anche Angelica e Francesco. Il video che c'è oggi di Portoferraio è girato da Angelica. Io sono sempre Giacomo Luperini e ci vediamo con la prossima pillola dell'arcipelago.